Nel mondo degli affari, andare controcorrente è spesso visto come un grande rischio, ma per chi ha visione e coraggio è forse l'unico modo per scoprire nuovi orizzonti. Andare controcorrente, scegliere una strada diversa, significa abbracciare il rischio, come un avventuriero che lascia la propria casa per esplorare nuove opportunità. Controcorrente perché non possiamo controllare tutto, non possiamo controllare il vento né domare le onde, ma possiamo governare la barca, sfruttando ogni raffica e virando quando è necessario. Col motore, cioè, banalmente, infatti stiamo vedendo adesso delle prove sull'accensione, la velocità e quant'altro, non c'è alternativa. Poi sono andato messo in giro da altre barche, ho fatto i piedi buchi, in modo tale che poi alla fine potessero prendere anche la direzione. Non c'è alternativa. Andare controcorrente non è opporsi senza un motivo, piuttosto è trovare una nuova direzione, un modo diverso di guardare al futuro. Un leader deve saper adattare la strategia, cambiare la rotta, usare ogni forza contraria come spinta verso il successo. Andare controcorrente significa dare fiducia e affidarsi al proprio equipaggio, perché l'equipaggio è la forza vitale dell'azienda. È l'abilità di gestire l'incertezza, di trasformarla in movimento, che distingue chi semplicemente resiste da chi vuole raggiungere nuove mete. Le difficoltà che si incontrano sono come una corrente contraria, la concorrenza, la crisi, l'instabilità, ed è proprio qui che si vede il valore di una grande strategia. Andare contro quella corrente e scegliere una strada diversa, se ci pensate significa effettivamente abbracciare quel rischio, come un avventuriero che lascia la propria casa per esplorare nuove opportunità. E così è da sempre la massa segue rotte conosciute, ma chi innova veramente, si avventura dove gli altri non osano guardare. E quindi, sapete che c'è? Io vado controcorrente. E poi, chi sa navigare contro il vento, non solo supera le sfide, ma crea nuove opportunità. Sì, ma se c'è vento, però.